Buongiorno cari amici, da Paolo, il giorno di oggi, che cosa faccio? Faccio una prima colazione energetica 2, che ho fatto la prima, che è stato dolce, adesso faccio una colazione energetica 2, però salata, forma, come ho detto prima, 4, di 3 a 4 uova, è tritato prima di registrare un po' di pomodoro, peperoncini, un pezzetto piccolo di cipolla, così le davo un po' di sapore, no? Tutto così, un po' di essenza e anche un po' di sale. E per ultimo, un avocado, o aguacate, come se le dice in español. Mira come andò. Adesso vamos a iniziare. Primo di iniziare, me da un po' le mani, no? Lavo le mani e vamos a iniziare questa prima colazione energetica, nuestro mole. De solito ya no bisogno de uno così, pero yo utilizo este, così me viene tutto rotondo, tipo albergo, todo que sea un poco estético. Ok, vamos a iniciar. Adesso, vamos a iniciar con le uova, tiramos le uova, abbiamo le uova. Yo de solito uso solamente la chiara, lo giallo lo tiro via, pero solamente de las 4 uova que voy a fare, voy a lasciare solo una, così le da un poquito de colore. La vida es un colore. Okay, uno. Lo separo, guarda. Lo separo. Ay, ay, ay. No me piace, no me piace. Separo, guarda tú, lo separo. Certo, esta colación energética 2 yo la faccio oggi perché oggi non lavoro, Vamo aggiungere a queste qua delle uova, le 4 uova di chiara. Vamo a aggiungere il pomodoro, il peperoncini, anche il pezzettino di cipolla. Anche tu le puoi aggiungere lo che tu vuoi, puoi aggiungere il roste, qualcosa particolare. Io le aggiungo questo, giro. Va a venire un omelette saporito. No, aggiungele sale a piacere. Ta, ok. Un po' di sensi. Ta, ok. Giro. Metto l'olio a scaldare, no? Rino. Ok, perfetto. Siamo in primavera, 25 gradi. Tempo di allenarsi, di andare in giro, di stare bene, di sonridere. Fare anche tanto sport, mira comando, pensare positivo. E tutto andrà benissimo. Giro. Adesso che scalda l'olio, le aggiungo questo, così lo lascio un minuto, così viene questo omelette bellissimo e saporito. Anche mi hanno scritto, Paolo, che quando vuoi fare la cena, tranquillo, sta arrivando. Dopo quando faccio la spesa, faccio la cena. No, è vero, la devo fare, ok? Ho tanti impegni di qui e di là, però io sono come la giustizia, tarde, però arrivo. Adesso che l'olio è scaldo, voglio aggiungere alla pentolina tutto questo. Perfetto. Lascio cuocere per due minuti e viene bellissima nostra omelette. Encuentro un tappo così. Diamo questo tappino così. Fuisi más a ti. Come potete guardare, guarda come è rimasto il omelette o la tortilla. Adesso andiamo al tavolo. Hai visto come è rimasto mio omelette? Así inizio mi giorno a attivo, ne posso studiare, lavorare, allenarmi e altre cose, così sempre ho la buona energia per iniziare.
guarda eso. Acuesta omole, llevarle el abogado, cuaco, se lo mismo cuaco, así un poco tipo restaurante. Utilizamos nuestra biscotata. Esta biscotata, guarda, cuesta a ver un to rota. Le podemos añadir un poco de formaggio. Formaggio, a mí me piace tantísimo. Ta, ta, ta. Que este formaggino, así. Ta, 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 ta. Se ve de saporito y bueno, ¿no? Ah, lo volete, ¿no? Allora alzate. Te debes alzar prima del letto para hacer esto. Mira comando, no saltar en la prima colección. Esta propuesta la faccio yo para la gente. Dura pocos minutos, 5 minutos. Tú lo fai, así. Siempre sei activo. Guarda. Buon appetito. Mira comando, no saltar más la prima colación. Ya he fatto la colación dulce o salata. Ah, un'altra cosa. Si dopo de questo hay fame, podete mangiare un po'. La mandorle, tutto frutta secca che fa bene, o se no portate una mela al lavoro, al parco, donde vai, in palestra, frigo, così la pancia sempre sta piena e carica para fare nostre attività fisiche. Enjoy! Está bonito, me piace. Le ricordo, las personas que no fan las colaciones, ¿qué cosa fan? En la cera manjan de più, se travollen. Por quello la gente no logra sus objetivos. Se amasan en la palestra y al final no ven ningún resultado. Mira comando, la prima colación es importante. Enjoy. Yo, a eso me la mangio que hoy tanta fame. Mira comando. Buena jornada. De cuore. Pablo.